Facciamo una cosa, prima di andare avanti con in teoria con la prossima isola, voglio tornare un attimo a Mele Mele perché volevo vedere le zone acquatiche, adesso che ci abbiamo l'Apras. Scusa, fai vedere un attimo bene. Tipo qua. Qua c'è tutta la zona della spiaggia che volendo possiamo visitare e poi c'era anche un'altra parte di là. Quindi prima facciamo un attimino così, adesso che appunto possiamo farlo. Con Charizard cos'è che mi interessa? Niente. È giusto il fatto che puoi andare in quel posto lì. Adesso non penso che me ne freghi molto, insomma. E mi interessa questo, me. Yes. E forse dovrei usare dei repellenti. Che non mi ricordo. Sì. Che non ho. Ho un repellente max. E basta. Va bene, cerchiamo di sfruttare. No, ma va là. Ma guarda quanto è grossa sta area. Oh, cacchio. E c'è anche la gente. Ho messo Oranguru davanti, ovviamente. Però forse sarebbe meglio non far combattere. Considerando che ha solo veicola forza. Com'è danno proprio. Non è il massimo, ecco. E lì, allora, lì c'è un'altra zona. Ma aspetta, ma lì. No, no, no. No. Che cacchio? Mi fai vedere la mappa? Cosa ha tirato? Un potere spettacolare. Repel nel roll. Grazie. Questo lo apprezzo. Ecco, io volevo vedere un attimino solo la zona. E no, ok, pensavo che ci ricollegassimo dall'altra parte. Beh, sì, in realtà sì. Ci ricolleghiamo dall'altra parte. Ok, allora, repel nel roll, buono. Ok, allora, se ci ricolleghiamo dall'altra parte, bene. Così almeno mi faccio il giro qua adesso. Passo anche di là, non vi preoccupate. Però Rangur mi deve imparare qualche mossa. Adesso in realtà non so neanche il moveset, quindi quasi quasi faccio anche un salto sulla wiki per vedere che cosa impara. Cioè, mi fa ridere perché io l'ho preso solo perché è diventato un meme ormai. E poi ho detto, vabbè, è normale, è psico, ci può stare come proprio tipologia. Però ho paura che se non impara niente è finita. È davvero la fine, no? Aspetta che vengo anche da te. Cioè, appunto il fatto è che non si può neanche usare per combattere, vedo che la forza non fa niente. Allora, ho visto che in teoria dovrebbe avere. Aspetta. Ok, fatemi usare un attimo quel Repel and Roll. Chissà per quanto, c'era scritto? Le probabilità sono diminuite, ma non sono zero. Cioè, il discorso è quello. Oh, salve. Buono, grazie. Mi stanno ascoltando? C'è qualche microfono. Ah, sì. Comunque, impara diverse mosse salendo di livello di tipo psico e buio. Quindi. Ok. Però impara anche molte robe tramite MT. Quindi probabilmente sfrutteremo anche quella cosa lì. Ho visto tipo fulmine, ho visto energia palla, comunque anche di diversi tipi. L'effetto del potere è terminato. No, non lo uso perché ci abbiamo quell'altro che ho trovato. Che fammi capire, me lo mette sempre in fondo? Sì. Ok. Tocca comprarne un paio. Adesso ci penseremo. Cos'è che c'è scritto lì? Non capisco questi cartelli. Consigli. Dalle uova con forma regionale possono nascere Pokémon in forma regionale. Possono o nascono. Cioè, nel senso, se io faccio un nuovo. Cioè, faccio un nuovo Ninetales da Alola con Ninetales da Alola. Mi esce un Vulpix da Alola. In teoria sì. Perché c'ha quei geni lì. In teoria. Non sono un esperto. Tra l'altro, aspetta. No, ho sbagliato, fermo. È perché ho solo veicolo a forza con quell'altro.
Se proprio dobbiamo usarlo. Dov'è la tizia? Se proprio dobbiamo usarlo. Ma l'abbiamo già battuta? Non mi ricordo neanche già più. Okay. Se dobbiamo usarlo, che c'ha solo veicolo a forza, ahimè, ma di già. Dur un cacchio sta roba. Sì, che comunque non dice per quanto, per un lasso di tempo. Perché quegli altri mi pare abbiano un tot di passi, no? Beh, oddio, potrebbe essere a tempo, effettivamente. Anche perché contro l'allenatore lì mi si è staccato dopo la battaglia. Quindi può essere... Master Roccia? Io non credo di poter guidare Tauros nell'acqua. O sì. No, non so. Questo cos'è? Antisquali, tipo la barriera antisquali. Cioè, non... Non posso romperlo, a meno che non c'è un qualcosa addirittura sia per nuotare che per distruggere. Un altro potenziamento extra oltre. Dove sono finito? Ah, su un isolotto. Ok. Probabilmente qua c'è Stuntland da dover pigiare. Ma io me ne frego altamente. Vado giusto a battere quello. Ma lì? Cioè lì è nascosto, mi sa, una grotta. Attenzione perché mi ha imparato finta. È salito al 22, è un'altra mossa. Vedi che è finito. No, stavo guardando, magari dietro le rocce proprio. Perché c'è qualcosa lì. Oh, c'è un'altra nervice? Però non so come arrivarci. No, decisamente non possiamo usare Tauros, quindi... Facciamo che ce ne torniamo... Tanto sta zona l'abbiamo vista. Più o meno. Sarebbe giusto questo. Baiacala, Ci posso andare? Proviamo. Tra l'altro devo prendere i repellenti. Ah, c'è un piccolo problema, raga. Non riesco a capire da dove entrare. C'è una grotta qua che esce. Questa è una grotta. Però c'è un'altra. Forse c'è un'altra grotta lì. Magari devo entrare nella grotta. Si esce da lì. Aspetta, questa è un'entrata? Sì, ma qua dove vai? Al prato. Ah, aspetta, sì. Era in fondo al prato. Qua, proprio dove ci avevamo preso Cosmog. Mi ricordo che ero uscito infatti a prendere un oggetto, tra l'altro. No, no, non devi pescare. Metti via. T'ho detto mica di pescare. E... Grazie, gentilissimo. Ovviamente non potevamo venirci qua prima. Ho preso repellenti. Super, ovviamente, perché... Non vendono i max. Non ancora, perlomeno. Questa è la zona più grande. Che cosa dovrebbe essere? È la forma di un qualcosa? C'è un MT. Bello, boato. Utilissimo adesso. Non vedo nulla. Giusto laggiù. Ah, oddio. Sono per fare le foto. Cioè, ragazzi, se volevo fare le foto, giocavo a Pokémon Snap. Che è fatto meglio, decisamente, non in proporzione. Ho comprato anche un po' di super pozioni, perché tanto la iper è un po' esagerata adesso. Super pozioni bastano. Se proprio dovevo fare le foto, no? No, ho sbagliato. Scusa. Si sa, ma... Beh, in realtà... No, allora, il fatto è che non mi serve nessun altro Pokémon che possa stare in acqua. Credo.
Voglio controllare un attimino, ma non penso. Cioè, tra quelli che mi mancano da mettere in squadra, un acqua ce l'abbiamo. Araquanid. E in teoria basta. Non vi posso dire nient'altro per ora. Però quasi quasi qua cercherei. Perché ci sono questi ciuffi d'erba messi lì a caso? Va bene, direi di far finta di non aver visto i Pokémon che ci sono qua. E la zona l'abbiamo vista. Boh, spiaggia? Perché sapete che non mi ricordo? Ah, rigenerazione fossili. Cacchio, non mi ricordo se avevamo già visto quei pezzi. Questo cos'è? Ah, i Diglett. Cacchio, coni. Percorso 9? Vabbè, percorso 9 però è giusto, no? C'era quell'area con i Diglett anche, che io ho evitato, c'erano gli Zubat. Forse era questa, appunto. Era proprio l'inizio dell'isola, mi sa. Non mi ricordo se in sti posti con l'acqua ci siamo andati. C'è giusto un saltino. Ok, tutto regolare. Ho visto un... ciao. Salve. Dovrei effettivamente controllare anche dentro gli appartamenti, eccetera, eh. Perché a volte si nascondono anche qua i cosi. Ahimè. Non c'è tipo un qualcosa, una mappetta? Ah, online sicuramente si trova qualcosa, però in game perlomeno non tutti sono esplorabili. E va bene. E sì, no, c'era appunto... qua c'eravamo andati? C'era lo Stoutland che bloccava la strada e là si va dall'altra parte. Fammi vedere se mi dicono... dove è andata lei? Nebulino usa Splash. Insegni le azioni piuttosto. Ho provato a fare come fa Samsung. Io Splash non ce l'ho. Quanto hai sofferto per colpa degli uomini. E anch'io ho sofferto come te per colpa degli uomini. Dovevo scegliere l'orso. E anch'io ho sofferto con te come se il tuo dolore fosse il mio. Ma se riuscissi a diventare forte come Samsung e Ao, forse potrei fare qualcosa per te. Vieni, vieni. Vieni da Papparina, dai. Vieni dalle persone serie. Ah, Samsung, eccoti, è da un po' che non ci si vede. Questo è il centro di ricerca in tridimensionale, il professore ci sta aspettando. A proposito, come sono andate le prove? Ce ne sono tre su quest'isola, vero? Deve essere stata dura. Beh, non è stato un gioco da ragazzi, ma... sì, easy. Vuoi dire che le superate tutte? Infatti tu e Ranguru mi sembrate diversi, più affiatati. Non sapevi neanche che avessi un Ranguru, comunque, eh? Prima non ce l'avevo. Entriamo. Cioè... siete più affiatati rispetto a quando? Che non ci hai visto prima. Sì, andiamo. No, più che altro andiamo anche dalla parte dei Diglett. Ai piani superiori non c'è altro. Ah. Devo chiamare l'ascensore dal pulsante. Penso che andrò al 2. Tutti vestiti con la grazia, eccetera. Lui a petto nudo. Come va, tesoruccio? Eccoti. Tesoruccio addirittura. Lei è la professoressa Magnolia. Altra pianta. Direttrice del centro di ricerca interdimensionali, ma soprattutto è la mia amata mogliettina. Oh, cacchio, ma veramente? Oddio, aspetta un attimo. Ma lui è quello che si è sposato? Quello che nell'anime gli aveva dato la Master Ball. Cos'è che aveva fatto? C'era un anello dentro la Master Ball? Era lui, era? E lei, era lei? Lily mi ha parlato molto di te. Da quello che ho capito sei un allenatore capace e una persona su cui si può contare. Io e Lily siamo conosciuti 3 mesi fa. La trovai svenuta sulla spiaggia. Nella borsa teneva nascosto il piccolo Cosmo, che entrambi erano stremati. Particolare, eh? Non vedo Au, come mai non è con voi? È morto? Caduto giù da un dirupo?
Beh, sai che mi hai fatto sempre in giro a inseguire l'ispirazione del momento. Ma non ha ancora battuto il nonno o sbaglio? Ha tutte le carte in regola per diventare un grande Kahuna un giorno, vedrai. Proprio come il suo nonno Ala. Ah, ecco, davvero lo pensi? Beh, certo, ragazzi, un giorno anche tu diventerai un Kahuna. Ciao, wow, è da un po' che non ci si vede. A proposito, cara, sono qui per chiederti un favore. Potresti spiegare a Samsung lo strano fenomeno che si verifica da Alola? Sì, nessun problema, si chiama turismo. Il mistero di Alola è anche conosciuto con il nome di fenomeno dell'ultravarco. E io qua continuo a chiedermi, sta roba, nella versione normale c'era? Sta roba delle ultra cose? Si tratta di un fenomeno molto raro, una sorta di squarcio o breccia che si apre nel cielo di Alola. Mi avete scritto qualcosa del genere? Sulle ultra creature che comunque c'erano in solo in luna base. Cioè, non c'erano tutte, ma ce n'erano alcune, tipo. Era un fenomeno, uno squarcio di breccia che si apre su Alola e si ritiene che sia un varco che conduce a mondi ancora sconosciuti. Viene da chiedersi perché si ipotizza l'esistenza di altri mondi al di là del varco. E la risposta è nelle leggende di Alola. Aia! Leggende Pokémon? Sulla settima gen? Magari prima o poi. In esse si parla di Pokémon spaventosi giunti nella nostra regione attraverso l'ultravarco. C'è da dire che non abbiamo alcuna prova che le leggende dicano la verità, ma non possiamo nemmeno ignorarle. Ma avete mai visto dei Cosmog qua in giro oltre quello? Chiedo, eh. No, perché magari ti fai due domande. Anche nei Pokédex che abbiamo esaminato si parla dell'esistenza di altre dimensioni. Pokémon spaventosi, ma quanto spaventosi? Beh, anche i Pokémon selvatici in condizioni particolari attaccano le persone, giusto? Guarda, Yungus. Stronzo maledetto. Sempre le palle girate, cioè. In base alle leggende, il comportamento dei Pokémon venuti dall'ultravarco non è nemmeno lontanamente paragonabile a quelli dei Pokémon che conosciamo. Vennero chiamati ultra creature, seminarono il terrore tra gli abitanti di Alola. E non è finita. I Pokémon protettori delle isole li affrontarono con tutte le loro forze per cercare di respingerli. Ma come ho detto, non sono altro che un mucchio di antiche leggende e non è ancora chiaro quanta verità ci sia in questi racconti. Al momento stiamo studiando le interferenze spazio-temporali e un passo alla volta riusciremo a fare luce su questo mistero. Qui al centro di ricerche interdimensionali abbiamo molti documenti che approfondiscono il rapporto tra Pokémon e altre dimensioni. Ok, e la Ultra Pattuglia lì, come cacchio si chiama? C'è un achievement qua, tengo qua. Cioè, l'Ultra Pattuglia non è niente di strano? Quel libro era strano, però vabbè, fa lo stesso. Volete che faccia qualcosa o... Sì, abbiamo molti libri, ma non posso leggerli. Circa 3 mesi fa ero in cerca della professoressa Magnolia per chiedere le informazioni su Nebolino, cioè Cosmog. A un certo punto mi sono persa. Ho finito per ritrovarmi su una spiaggia e sono svenuta per la stanchezza. Ok, questo è quello che ti hanno detto di dire? Professoressa è stata gentilissima, è rimasta con me fino a notte fonda ad ascoltare la mia storia. Tra l'altro mi sembra un personaggio di Nozomi Eleven, non so perché, c'ha. Ce n'è uno con quella capigliatura, forse? Si è messa a fare ricerche su Nebolin e lei e suo marito, il professor Cucuy, mi hanno aiutata. E grazie a loro c'è un posto in cui vivere. La professoressa Magnola mi ha accolto come una figlia. In realtà è tua madre. Ma tu te la sei scordata. Perché là c'è il bodyguard davanti all'ascensore? Se penso a quanti nuovi posti posso visitare adesso, mi rendo conto che io e i miei Pokémon abbiamo fatto davvero tanta strada insieme. Sì, basicamente te la sei mangiata, Brioche. Samsung, che te ne pare oltre creature? Una storia affascinante, vero? Se esistono davvero, sono proprio curioso di vedere come che mosse usano. Hai provato a terminare tutte le tre prove di Akala, giusto? Preparati perché adesso ti aspetta la sfida contro Alixia, la grande prova di Akala. Troverai la casa di Alixia a Konikoni, poco dopo aver attraversato il tunnel Diglett. Vai ora e torna vincitore. Ah, ok, allora ci devo andare, è obbligatorio. Ho ancora delle cose da chiedere alla professoressa Magnolia. Se penso a quanti posti ne ho visitare adesso. Adesso mi hai detto, comunque, non c'è bisogno che lo ripeti ogni volta. C'è l'Alzheimer? Cos'è che vuole quello? Tu mi dici che invidi anch'io voglio un posto che porti il mio nome? Eh sì, effettivamente avere Diglett Rototunnel mi piace. SB. Non so che emoji era quello. Ehm.
Bene. Sì, ce l'hanno. In realtà il tunnel Diglett c'era anche già da tempo. Hai già superato tutte le prove dei capitani, devi attraversare il tunnel per. Sì, lo so! Torna al centro Pokémon e segui il cartello. L'entrata è un po' nascosta, ma se segui le indicazioni non puoi sbagliare. Io vado alla ricerca di Pokémon. Prenditene altri. Magari ti servono. E beh, in realtà aspetta, volevo vedere anche un attimino se si è liberata sta zona. Ma non penso. No, ok. Probabilmente prima battiamo Alixia. Poi lì si sblocca, si arriva in quella zona e si va nella prossima isola. Quasi sicuramente. Allora, repellente l'ho preso. Curarli li ho curati. Chiaramente non voglio trovare rogne. Quindi. Non posso usarlo in spazi chiusi? Non voglio usarlo. Grazie per l'offerta, comunque no. Aria repellentino. C'ho Orangur davanti. Che tipo era Lixia che non mi ricordo? Salve. Ah, è lei. Guarda chi c'è, Samsung. Qui la situazione è un po' complicata. Il tunnel è pieno di Diglett scatenati. Non ne ho mai visti così tanti tutti insieme. Non è proprio posto per allenatori inesperti. Dei Diglett possono far danni, eh? Sì, soprattutto il mio. Quando mi serviva per battere la palestra elettro. Eh già. Come va il tuo giro dell'isola? Hai tenuto dei cristalli? Niente male, Samsung. Hai superato anche la prova di Ibis. Ormai è una certa esperienza. Dovresti riuscire ad attraversare il tunnel senza problemi. Nemmeno i Diglett dovrebbero darti grattacapi. Oltre c'è la città di Coni Coni, fermati al mio negozio e ti raggiungo lì. Ok. E vabbè, chiaramente. C'ho Oranguro davanti, eh. Cioè, Oranguro era 22. La situazione è grave. Cioè, mi ricordo che avevano trovato uno Zubat al 21. Adesso ho trovato uno Zubat al 23. Quindi non è sicuramente il massimo. Te ci avrei Diglett. Sicuro. Facciamo così. Non sto usando il. Mi servirebbe un fortunuovo adesso che ci penso. Non sto usando il condividi ex comunque. Preferisco farli salire uno alla volta con calma. Tanto Dartrix. Dartrix? Dartrix. Mi sembra è un nome talmente tanto strano. Perché a volte tipo, non lo so, dici, ma è il nome di un Pokémon? Beh, sì, effettivamente, sì. Dartrix è a posto al 30. Anzi, più che a posto, direi. Rispetto appunto ai livelli che abbiamo qua. Sono giusto loro da far salire un attimino. Grazie ad Elixir siamo finalmente riusciti a fare qualche progresso. Allora, essendo la fondazione Eder, il nostro obiettivo è la salvaguardia dei Pokémon. Sembra che siano stati quelli del Team Skull a mettere in subbuglio i Diglett. Quei lazzaroni buoni a nulla non fanno altro che creare problemi ai Pokémon allenatori. Diglett si spostano attraverso una rete di tunnel sotterranei che impiegano anni a scavare. Noi ci assicuriamo che possano usarli senza entrare in conflitto con altri Pokémon. Mettete i semafori, tipo gli autovelox, non lo so. Ci sono ancora dei Diglett in giro, fai attenzione a dove metti i piedi. Ecco, credo che quelli lì non li eviti però con il repellente, vero? Cioè, sono quei cosi. Senti, senti, senti. Cioè, credo che anche col repellente se lo becchi lo becchi. È un po' tipo i piccioni, quando vedi le ombre dei piccioni. Suppongo. Qua sicuro comunque ci sono degli oggetti. Salve. Che svilimento. Eravamo lì che ci riversavano di brutto quando si è sbucata di Diglett e ci hanno fatti neri. Voglio dire, più neri del solito. Vabbè. Perciò, bello. Guarda che non è proprio aria oggi. Peggio per te che ci sei finito tra i piedi. Oh, Samsung. Ci ha preso un Diglett. Credevo che fossero dei tuoi amici, ma sono quei poco di buono del Team Skull. Pulce, questo è il modo di parlare? Vorrà dire che conceremo per le feste anche te. È un 2v2. Perfetto. Oranguru 23 e Araquanid 27. E lui c'ha un Eevee. Quando mettono sta roba mi chiedo sempre: chissà in cosa lo trasformano e perché in quello lì in caso.
Cioè, quando ne hai uno solo. Mettevi una calmata. Chi siete? Paladini della giustizia? Mica vogliamo conquistare il mondo, no? Vogliamo solo far casino. Tanti saluti. È tipo Joker. Certe persone vogliono solo vedere il mondo bruciare. Sei incredibile, Samson. Quando lotto insieme a te, i miei Pokémon sono più rilassati. È perché faccio tutto io. Cioè, un allenatore nato. Voglio farti un regalo. Grazie. Wow. Se un tuo Pokémon ha PP esauriti, con le tre max ricarichi tutto. Funziona come i PP roll, poi vince il rotor roll. Che forse è quasi meglio. Vado a giocare con i Diglett. Non devi rompergli le balle. Aspetta che qua si esce, mi sa. Lì siamo già all'uscita. Dato che comunque passiamo per sta zona. No? Dico Alixia. Eccolo lì, vedi? No, questi ci sono. Questi ci sono e ce li teniamo. Te sei un allenatore. Questo cos'è? Ah, questo è... solo un Pokémon può spostarlo. È sicuramente un'altra di quelle cose di Pokémon già preimpostati. Più che altro ho visto che c'era un coso dall'altra parte. E forse si arriva da dietro di là. Qua non c'è più nient'altro da fare. Bisogna spostare quella roccia, ma non abbiamo... non abbiamo con chi farlo. A meno che... ah no, è questo. Va bene. Ma allora direi proprio un'altra zona. Va bene.